Il confine tra razionale e irrazionale talvolta può assottigliarsi fino al punto da trasformare l'incredibile in possibile. Quante religioni, filosofie o tradizioni del passato hanno parlato di una connessione tra gli esseri umani, un sottile filo che legherebbe ognuno di noi a qualcosa di molto più grande. Negli ultimi decenni questa possibilità è stata ampiamente sfruttata e abusata da campi come la New Age o dal cinema, ma nel suo cuore più profondo un gruppo di studiosi ha continuato a indagare questa incredibile possibilità. Tutto iniziò negli anni '80 con il professor Robert Jahn, fisico, ingegnere e studioso di fenomeni psichici e parapsicologici. Assieme a Brenda Dunne, Jahn fondò il Princeton Engineering Anomalies Research Lab, focalizzando la sua attenzione allo studio degli effetti psicocinetici su generatori elettronici di numeri casuali. Nel corso di 25 anni di ricerche, Jahn e Dunne ottennero dei risultati statisticamente significativi che mostrarono, dal punto di vista scientifico, una reale relazione tra le intenzioni dei soggetti che si concentravano sui generatori per influire sui loro risultati che erano casuali e la variazione delle sequenze numeriche. Nel corso dei decenni numerosi istituti in tutto il mondo si sono collegati al progetto di Princeton, avviando uno studio su scala globale mondiale denominato appunto Global Consciousness Project, cioè progetto di coscienza globale, con lo scopo di scoprire se esistesse o meno un collegamento inconscio dell'umanità e della mente umana a ciò che viene definita una mente collettiva, o, usando le parole del filosofo gesuita francese Teilhard de Chardin, noosphere. Il passo successivo fu di dislocare in tutto il pianeta, per la precisione fra Europa, Stati Uniti, Canada, India, Isole Figi, Nuova Zelanda, Giappone, Cina, Russia, Brasile, Africa, Thailandia, Sud America e Australia, 134 generatori di numeri casuali denominati eggs, cioè uova. Il ruolo di questi strumenti era sia quello di generare costantemente numeri casuali tra 0 e 1, come anche di formulare delle previsioni statistiche sui numeri casuali che si sarebbero potuti generare. Gli strumenti effettuarono la triplice operazione di pronostico, estrazione e verifica, 100 volte al secondo. Dopo un numero sufficientemente alto di tentativi, i primi risultati si stabilizzarono intorno a una probabilità del 50% per ambi i valori, evento assolutamente naturale e contemplato dalla statistica, in quanto 0 e 1 hanno la stessa probabilità di uscire. Questa probabilità, però, ci si accorse, non si presentava quando i risultati erano monitorati contemporaneamente al verificarsi di un qualche evento significativo, ovvero in concomitanza di disastri aerei, eruzioni vulcaniche, tsunami e eventi come appunto il crollo delle Torri Gemelle o la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. In questi casi, infatti, le risposte dei dispositivi si allontanavano molto dal range di attendibilità statistica, evidenziando dei picchi nei grafici di distribuzione dei dati. Una volta appurato che il modello rispondeva a eventi significativi e soprattutto globali, si è iniziato a monitorare le uova con maggiore attenzione in periodi vicini ad eventi di portata mondiale, quali festeggiamenti o purtroppo tragedie. Il team di studiosi, che è stato coordinato fino a qualche anno fa dal dottor Roger Nelson, è più che cosciente che lo studio al quale hanno preso parte possiede delle implicazioni che entrano nel campo della metafisica e della religione, ma aggiungeremmo noi anche e soprattutto della fisica quantistica di frontiera. La domanda fondamentale è che cosa stiano dimostrando questi esperimenti. La risposta univoca è che in momenti di forte impatto emotivo, per gruppi ampi di individui, l'informazione sottostante sia trasmessa tra di loro, senza limiti di tempo o geografici. Stiamo parlando di un qualcosa che potrebbe essere definito una sorta di entanglement tra le menti umane, ma soprattutto a livello planetario, da cui il nome appunto di coscienza globale collettiva assegnato al progetto. A tale riguardo, una corretta comprensione e interpretazione del fenomeno richiederà sicuramente del tempo e soprattutto non pochi sforzi. Nonostante l'Università di Princeton abbia scatenato già nel 2013 uno tsunami vero e proprio all'interno della comunità scientifica, gli studiosi non si sono sbilanciati più di tanto. I dati sono comunque oltremodo inoppugnabili e soprattutto verificabili, nonostante l'interpretazione accademica sia ancora tutta da costruire. Il quadro che si è delineato apre a sviluppi futuri veramente interessanti, che si legano ancor più ad altre discipline che negli ultimi decenni hanno portato, potremmo dire, una ventata di freschezza proprio nel mondo accademico. Non ultimi i lavori di Rupert Sheldrake sul campo morfico, su cui avremo sicuramente modo di tornare a parlare nei mesi successivi. Il dottor Nelson, nell'ultimo supplemento del Journal of Parapsychology del dicembre del 2012, per chi fosse interessato pagina 36, ha espresso una valutazione oltremodo interessante. Afferma che abbiamo creato un protocollo per definire quali siano gli eventi chiave in cui aspettarsi che molte persone possano condividere uno stato di coscienza e delle emozioni. Abbiamo previsto, continua, cambiamenti significativi nei dati casuali durante grandi tragedie e grandi celebrazioni, e da qui abbiamo iniziato a raccogliere un'enorme quantità di dati. L'ipotesi generale, prosegue, è che avremmo trovato nella nostra struttura di dati, altrimenti casuali, correlazioni con eventi di grande importanza per l'uomo. Parole che sono davvero importanti e che aprono soprattutto a nuove realtà future. Lo stato dell'arte moderna è che il progetto è stato chiuso e ufficialmente nessuno lo sta proseguendo, ma sono convinto che un progetto di tale portata non possa rimanere nel cassetto o essere abbandonato a se stesso, e spero vivamente che sarà ripreso, se già non è stato fatto, in maniera più ufficiosa che ufficiale, per studiare quali sono queste potenzialità e queste capacità che le menti collettive hanno di poter prevedere e soprattutto analizzare qualcosa veramente che ad oggi sfugge totalmente alla nostra comprensione, ma che in altri luoghi del pianeta, come ad esempio l'Asia e l'Oriente, è stato ipotizzato da tempi antichissimi.